manca sempre meno all'inizio del match qui all'Allianz Stadium, tifosi che si fanno sentire, atmosfera fantastica. Amici all'ascolto, un saluto da Piero Gipardo e Lelia Dani. Scende in campo lo spettacolo della Serie A Team. Si annuncia la partita di grande livello. Ciao Pier, è sempre un piacere per me essere qui in prima fila per commentare una partita di calcio, per onorare il calcio, e speriamo anche oggi di poter offrire un match emozionante ai nostri amici a casa. Che manda in campo questa formazione, si schierano col 4-5-1, modulo robusto, attenzione soprattutto alla posizione di questi anni di centrocampo che dovranno anche però spingere un po'. Potrebbero essere proprio loro con il dinamismo che li contraddistingue a decidere la gara di oggi. Vedremo se sarà questo l'assetto definitivo a partita in corso. Ospiti che si schierano in campo dal primo minuto con questi 11. Porta affidata a Provedel, Guendouzi insieme ad Akpakpro come cerniera e un solo riferimento offensivo in avanti. Si apre la spira dell'Allianz. Dusan Vlahovic porta palla, vediamo cosa fa. Spezzano senza difficoltà il tiki-taka avversario. Chissà che non la risolva proprio lui con una giocata, con un guizzo da tenere sicuramente d'occhio questo giocatore. Il gol è il suo mestiere, Pier. Riesce puntualmente ad anticipare il difensore e ogni volta che la palla transita dalle sue parti negli ultimi 16 metri diventa immarcabile spesso. Girano palla senza fretta. I tifosi lo invitano a provarci, distanza giusta. Interrompono bene l'azione. I tifosi rumoreggiano per la decisione dell'arbitro di non assegnare il penalty nell'occasione precedente. Sceglie bene il tempo, intercetta un pallone che era pericoloso. La tiene lì di forza. Bremer. Si è perduta una bimba di nome Giulia. Si pregano i genitori di recarsi urgentemente. Manuel Locatelli. Attacca la Juve. Ci sarà punizione per la Juve. Per questa volta sembra aver chiuso un occhio, ma al prossimo sicuramente scatta la munizione. Prova, traversa, pallone ancora in gioco. Locatelli entra coi tempi giusti sulla palla, devia la conclusione. Prova a recuperare palla col pressing. Lazzari
Akpakpro. Si mette sulla traiettoria e fa su il pallone. Aumenta la pressione, vogliono il gol del vantaggio. Prova a crearsi gli spazi. 1-0, la cambia in questa maniera. E ci viene riproposto per prendere il gol. Difesa immobile nella circostanza, tutti fermi a guardare la palla, Sì, puoi farlo. Hanno aperto le marcature con questo gol, 1-0. Guendouzi. L'arbitro ha concesso un solo minuto di recupero. Finisce in questo istante la prima metà di gara e vedremo cosa ci offrirà il secondo tempo. Ripresa che entra nel vivo con la Juve avanti di un gol. Lazzari. Hanno campo, possono far male con la ripartenza. Buono qui il giro palla. Ha il pallone del pareggio e con questa rete si riportano in parità. Gol nato sugli sviluppi di una ripartenza davvero perfetta, lo evidenzia questo replay. Ribaltato velocemente il campo e hanno trovato la difesa scoperta. Hanno pareggiato, dunque 1-1. Protegge il pallone con il corpo. Manuel Locatelli. Si inserisce bene e recupera. Splendido intervento difensivo. Manca sempre meno al termine, la Juventus attacca in cerca del gol vittoria e aumenta anche la spinta dei tifosi bianconeri, c'è davvero un'atmosfera pazzesca sulle tribune. Prova il blitz in avanti, i tifosi aspettano il tiro. Buon tackle, recupera palla. Locatelli.
intervento fondamentale, ha evitato che il pallone entrasse. Guendouzi sta per scadere il tempo, attacca alla ricerca del gol partita. Pericolo scampato per il momento, ottimo lavoro difensivo. Ancora 3 minuti da giocare. Efficace il possesso palla con una serie prolungata di scambi. Locatelli. Eccolo il triplice fischio, gara che si chiude sul risultato di parità.